Senti? Pronto, mi senti? Basso, Sì, basso, ma ti sento. ma mi senti? Va bene, miglioreremo. Adesso dovresti sentirmi un po' meglio. Yes, tu mi senti bene? Sì, ti sento Perfetto, dai. perfettamente. Il monitor è condiviso allora. Quell'altro lo attivi tu quando. Allora, aspetta che mi anpinno, sono sempre più difficili. Il monitor non vedo sotto, dov'è? L'altro tuo monitor, vedo la webcam, ma non vedo il tuo monitor. Quindi che faccio? Esco. Condivido. Start my video. Allora, un attimo. Ok, adesso lo vedo. Ok. Senti? Non ti sento. Se mi vedi. Ti sento e ti vedo. Perfetto. Bene, bene. Io non mi vedo, ma va bene lo stesso, tanto. Sono sempre lo stesso. Luigi, quando dici, se vuoi, io inizio, sono le. Mettiamo 5 minuti accademici, che sarebbero 10 meno 5. Buonasera a tutti, adesso dovrei avere il microfono attivato e anche il Perfetto. video. Vediamo un attimino, aspettiamo appunto i 5 minuti che arrivino tutti, poi possiamo dare avvio al primo webinar delle workout session. Bene Luigi, direi che possiamo intanto fare un attimino le presentazioni, presentare Luca Moroni, che è il nostro primo, tra virgolette, relatore che ci spiegherà un attimino cos'è la cyber security e perché è così importante. Il webinar è dedicato a tutti, a un pubblico di esperti e non esperti. E l'obiettivo, come abbiamo detto, è sempre quello di divulgare la conoscenza della sicurezza informatica. E adesso lascio la parola un attimino al presidente dell'IT Club FVG, Luigi, che con me è ideatore e con tutto l'IT Club anche promotore dell'iniziativa del Digital Security Festival, che quest'anno, come abbiamo detto, ha come slogan Metti in sicurezza, adatta e riconnetti. Luigi, a te. Luigi, guarda che hai il microfono spento. Tutto questo è per dimostrarvi che siamo esseri umani anche noi e che la tecnologia può rivoltarsi contro anche gli stessi informatici che dovrebbero gestirla. Assolutamente sì.
Allora, mi sono improvvisato regista video, per cui rimbalzo tra una parte e l'altra. Innanzitutto, grazie a tutti per essere venuti. Anche quest'anno abbiamo avuto un grossissimo successo, molto più delle aspettative, considerando che abbiamo questo evento fatto in modalità online. Come sapete, l'IT Club è un club di informatici, per chi non ci conosce, quindi rubo solo due parole. Noi siamo un gruppo di 60 persone più o meno che si incontrano, discutono di mille cose. Ogni tanto nel banner chi ha visto prima, e poi lo rimanderò diciamo, alla fine dell'intervento di Luca, racconto un po' la nostra storia e che cosa facciamo. Per noi è molto importante riuscire a presentarci e continuare con questa iniziativa di divulgazione di un tema che è molto importante, che è la cyber security. La sicurezza informatica e la consapevolezza di quelli che sono i rischi è fondamentale per vivere oggi nel mondo. Io non rubo minuti preziosi a Luca Moroni, riprenderò la parola al limite alla fine del suo intervento. Vorrei lasciarlo subito, ringrazio tutti gli intervenuti e buona audizione e buon lavoro Luca. Buon lavoro a tutti. Grazie mille, grazie Luigi, grazie Marco. Allora ho l'onore, diciamo, di iniziare con il primo webinar e iniziamo. Bene. Allora, vi racconto un po', quindi chiaramente per gli addetti ai lavori magari può essere un po' noioso, il webinar qui è un mix fra, diciamo, genitori, ragazzi e diciamo un po' come potrebbe essere un po' l'argomento dell'awareness e della consapevolezza. Due parole su di me, anch'io sono uno dei fondatori del club del Friuli, sono qui un po' anche come patrocinatore diciamo come CSA e sono fondatore di Via Virtuosa. Bene. Allora, iniziamo la prima parte che è un po' tratta del tema dei ragazzi, no? Quindi questo è un po' un webinar che mi è capitato, diciamo, come falsariga di fare anche nelle scuole. Allora, perché potrebbe interessare? Perché io sono comunque anche genitore, quindi vedo un po' sul campo, la vivo anche sul campo tutti i giorni. Sicuramente i ragazzi sono troppo fiduciosi nella tecnologia e questo è un dato di fatto, insomma, in questi giorni, insomma, tutti devono partecipare alle lezioni da remoto, ma insomma sono pesantemente attaccati ai cellulari, quindi sono assolutamente fa parte della loro vita. Qual è però lo scenario e l'evoluzione che potrebbe avere? Che ci potrebbe essere un problema per il futuro, perché se oggi da un certo punto di vista magari mi trovo con i baby boomer, diciamo, quindi comunque con le generazioni un po' più vecchiotte che non sono particolarmente confidenti con le tecnologie, e dall'altra parte mi troverò appunto dei ragazzi che sono molto eccessivamente fiduciosi, quindi vanno di click, magari sono anche un po' smanettoni e quindi me li troverò poi in azienda e quindi saranno potenzialmente magari dei problemi. Quindi porteranno le loro abitudini, quelle che hanno acquisito insomma anche in questi momenti di accesso pesantemente da remoto anche a scuola, nella cultura lavorativa. Quindi questo è sicuramente un cambiamento in quello che deve essere la sicurezza e la visione anche per chi oggi difende o comunque ha il compito di proteggere le aziende. Bene, ma l'osservazione quella non mi interessa. Questo tipicamente è l'osservazione, diciamo, delle persone un po' anzianotte come me, che non sono addentro alla tecnologia. Però, insomma, la tecnologia è pervasiva, insomma, sapete che le indagini, come ci accennava anche lunedì la dottoressa della Polizia Postale, ormai sono svolte esclusivamente con i supporti digitali, quindi le vecchie indagini di una volta non esistono più, quindi si prendono i dispositivi mobili, si analizzano e lì si trovano tutte le prove.
Qui vi ho messo anche però questa, l'ultimo, diciamo, l'ultimo fatto un po' di cronaca che ha suscitato un po' di scalpore, che appunto che per un incidente che c'è stato in Germania è stato considerato il primo decesso, quindi la prima morte causata da un virus informatico, quindi da un ransomware. Però sostanzialmente insomma, tutto quello che noi viviamo all'interno dell'azienda è fatto di tecnologia, quindi abbiamo degli enormi microfoni come Alexa o comunque tutti gli altri, le automobili sono connesse e quindi diciamo siamo un po' governati insomma dalla tecnologia. E quindi c'è una correlazione fra sicurezza oggi e profilazione, quindi ormai diciamo la definizione un po' del target, quindi quello che viene messo nel mirino nasce dalla profilazione. Quindi questo è uno strumento dove in Europa abbiamo cercato di dare un freno con la legge sulla privacy, però in altri stati, quindi vedete per esempio che in Cina è chiaramente uno strumento di controllo e anche sicuramente anche negli Stati Uniti la possibilità di controllare tutto senza nessun freno ha poi diciamo fatto emergere il caso per esempio di Cambridge Analytica. Quindi la profilazione nella sicurezza oggi è un aspetto assolutamente importante. Ma che cos'è un incidente cyber? E qui ho ripreso un incidente in una scuola, quindi dico vero o falso che sia, perché poi non ho un dettaglio se poi era un lancio giornalistico oppure era effettivamente un incidente reale. Però giusto per far capire che chiaramente qui ci sarà stato uno studente un po' smanettone che sarà entrato nel registro elettronico e avrà, quindi l'obiettivo presumo fosse quello di modificare i dati magari non positivi dei suoi corsi. Ma c'è un risvolto anche dal punto di vista delle informazioni che ci sono dentro, quindi se vogliamo magari i suoi compagni lo guardano come un guascone capace di fare un po' tutto, però dentro nel registro elettronico ci sono le informazioni che diciamo gli insegnanti scrivono sugli alunni e quindi è un po' come se questa persona avesse l'accesso al cellulare, dico, dei ragazzi o quindi dei vostri figli o comunque dei ragazzi che sono a scuola. Quindi sicuramente ci sono delle valutazioni che non si vorrebbe far sapere, insomma, quindi chiaramente sono un po' devono rimanere riservate. L'ambito comunque degli studenti è l'ambiente dove crescono queste competenze, quindi tipicamente chi oggi fa attività, chiamiamo così, di attacco, nasce, diciamo, nella scuola perché gli piace, ha un uso sfrenato della tecnologia, magari passa anche molto tempo, insomma, davanti a un computer, quindi è lì il bacino dove crescono comunque queste persone che hanno capacità sopra la media. Ma che cos'è un incidente informatico? Per gli addetti ai lavori normalmente questo viene rappresentato con un cigno nero. Questa è una foto che ho preso qualche tempo fa in una villa diciamo dalle parti di Padova dove ce ne sono addirittura due. E quindi diciamo il cigno nero parte un po' dal libro di Taleb che parla poi di resilienza. Ma un incidente informatico è questo. Quindi è uno schermo nero dove non c'è niente, adesso lì si vede magari la freccina, però facciamo finta che non ci sia neanche la freccina, quindi non c'è più possibilità di accesso, quindi è come se spengo il PC, provo a riaccenderlo e non riparte. La mia speranza è quella che appaia il simboletto della ripartenza, che insomma vedete sempre in tutti quei device che ci sono in giro, insomma quelli che stanno in stand-by, quindi il simboletto della ripartenza, quindi vuol dire che c'è un segno di vita.
Resiliente deriva dal verbo resalio, che nell'antichità indicava un tentativo di risalita nelle barche rovesciate. Quindi evidentemente, se nel momento in cui accendete o riprovate a ripartire non c'è segno di vita, se siete a casa sicuramente dovete chiamare qualcuno, insomma, che vi aiuti. La stessa cosa vale anche nelle aziende o negli impianti improduttivi. Quindi quando la ripartenza non c'è, è sicuramente un incidente e l'impatto è pesante. Allora, ma per i ragazzi, cosa vuol dire un incidente? Qua ho ripreso anche una citazione che ha fatto appunto la dottoressa della polizia postale, che hanno recentemente fatto un'indagine, hanno fatto degli arresti nella pedopornografia. Chiaramente gli altri problemi sono legati al sexting, quindi diciamo quello che sapete, il sexting è magari, non so, un ragazzo manda le foto, diciamo, in modo, cioè, magari un po' sexy, arrivano a un destinatario e poi questo le rinoltra al mondo intero, no? Quindi questo è un problema, ma è anche il problema delle truffe su internet. Anche l'altro giorno mi è capitato, insomma, che mia figlia doveva acquistare qualche cosa e gli ho detto di controllare prima che il sito dove acquistava o dove voleva fare l'acquisto, diciamo, fosse un sito sicuro, perché chiaramente un conto è comprare su Amazon e un conto comprare, diciamo, sui siti dove i ragazzi vanno a cercare. Ma per noi, quindi per noi che siamo genitori o comunque per le persone un po' più anziane, un incidente informatico, io che sono veneto, parliamo di perdita di SKEI. Quindi diciamo i soldi, quindi ci sono dei problemi, i problemi sicuramente ultimamente ce ne sono stati tanti dalle nostre parti, quindi sicuramente Geox è stato il primo, c'è stato la Carraro, c'è stata Luxottica, che magari avete sentito anche oggi, ha avuto un'altra evoluzione, c'è stata il sito di Enel, quindi ci sono comunque problemi fermi, quindi l'azienda non funziona e quindi magari ci potrebbe essere anche un problema di continuità del lavoro in questo momento. Diciamo, stoppare un'azienda in un momento così, così critico sicuramente non è una buona cosa, non è un buon momento. Ma quali sono effettivamente gli obiettivi che l'attaccante cerca? Cosa sono le cose che cerca? Sicuramente soldi, perché banalmente la persona che faceva l'attacco prima è anche lui è 4.0, cioè prima 3.0 era fuori dalla banca col giubbotto antiproiettile e con il mitra. Diciamo, è chiaro che dietro una tastiera e in uno stato diverso il rischio è più basso, e quindi quando mi fanno una transazione di soldi virtuali, quindi di Bitcoin, sicuramente sono più tranquillo. Ma anche le informazioni sono un aspetto importante, cioè la ricerca delle informazioni oggi sono l'oro, il petrolio, insomma, del futuro, no? Quindi io spesso dico anche ai ragazzi, insomma, di stare attenti, perché quando usano i servizi gratuiti, quello che stanno cedendo sono tutte le loro informazioni. E quindi nel momento in cui tutte le loro informazioni sono note, forse sono anche meno interessanti, in modo, cioè sostanzialmente sei completamente profilato. E poi c'è il danno reputazionale, quindi banalmente, per esempio, nell'esempio dell'incidente di Carraro, c'è un danno non solo nel fermo degli impianti della fabbrica, no? Ma c'è anche proprio un problema di credibilità, cioè oggi se non sei online per un'azienda, ma anche per tutti noi, insomma, se hai un problema e non sei online è un problema reale, insomma, quindi chiaramente non fai più un buon movimento bancario, non fai più niente, quindi hai banalmente i tuoi ragazzi, dico, se ti capita a casa non riescono più a partecipare alle lezioni.
In questo contesto, e tipicamente a nord-est, uno dice sempre: no, ma io non sono l'obiettivo, no? Cioè, chi vuoi che venga da me, io non sono interessante. E invece io posso essere un obiettivo legato al movimento laterale, quindi banalmente cosa vuol dire? Che potrei essere io figlio obiettivo per attaccare mio papà o la mia mamma che lavorano in un'azienda e quindi parto da distante, quindi l'attaccante cerca sempre il ventre molle per entrare, evita insomma di tirare con il bazooka sulla porta del castello, cerca di entrare dai buchi dove è più facile entrare. Quindi questo è il concetto di movimento laterale. Cosa ci hanno detto gli amici del Clusit lunedì? Che comunque il phishing è il vettore principale per i problemi, quindi che sia a casa o che sia in azienda, questo è il problema principale e quindi serve un po', diciamo, di maturità da questo punto di vista, quindi è necessario crescere su questo tema. E quindi qua adesso vi faccio vedere un esempio di una campagna di awareness che è stata fatta appunto da un noto marchio che è lì citato nell'ambito dell'abbigliamento per istruire le persone sul vettore di attacco delle mail. Ciao Tom, so che ogni giorno utilizzi strumenti informatici aziendali come PC, smartphone e tablet e sicuramente ricevi una miriade di mail, ma attenzione, alcune di queste email possono provenire da hacker che tentano di rubare le tue informazioni personali, quali generalità, password, numeri di telefono o dati bancari. Questo è phishing. Il messaggio contraffatto richiede di fornire dati sensibili al fine di sottrarre le tue credenziali. Tom, non lasciarti ingannare. Per evitare che ciò accada, verifica l'indirizzo del mittente e non lasciarti distrarre da messaggi allarmanti che ti invitano ad inserire informazioni personali, cambiare coordinate bancarie o ad accedere a link sospetti. In caso di dubbi, verifica sempre l'identità del mittente con un mezzo alternativo, quale una telefonata a una persona conosciuta. Tom, usa la testa. Vai al sito www.sitocap... Ecco, perché... Allora, quindi perché l'azienda fa questo tipo di cose? Per istruire le persone in modo semplice, quindi in modo visuale più semplice recepire da parte delle persone. Quindi ognuno di noi deve capire quali sono almeno gli elementi chiave, quindi bisogna capire che c'è un mittente. Il mittente potrebbe essere un mittente falso, quindi è molto facile mascherarsi dietro un nome che non è effettivamente il vero mittente. Bisogna stare attenti a non cliccare perché magari veniamo rilanciati in siti che sono identici a quelli della banca, ma magari anche a quelli aziendali o dei servizi che all'interno dell'azienda vengono usati, o comunque diciamo delle copie carbone di quello che voi teoricamente vi aspettate. E fondamentalmente anche, diciamo, gli allegati sono dei vettori di problemi, sia le immagini ma anche i PDF che possono essere allegati, quindi possono avere dentro del codice che può essere lanciato. Però anche qui in qualche modo esistono delle soluzioni che tendono a ridurre il problema, che si chiamano appunto delle piattaforme di anti-spam. Perdonatemi, insomma, i concetti base, però qui sto parlando, diciamo, a persone, generali, insomma, cioè, quindi non stiamo trattando l'argomento generalista. Quindi gli attaccanti che cosa fanno? Siccome il vettore mail in qualche modo è presidiato, comincia a essere un po' difeso, seguono delle strade diverse. Quindi oggi banalmente l'SMS, quindi l'SMS smishing, o un canale, un messaggio di WhatsApp, è il nuovo vettore che usa l'attaccante. E siccome non ci sono
degli ambienti che proteggono, quindi non c'è modo di comunque bloccare o si fa più fatica, quello diventa oggi diciamo, il vettore preferito rispetto a quello che potrebbe essere una mail. Bene, le mail però, diciamo, le vecchie mail, chiamiamo così, quelle a strascico, quelle sparo su tutti e vedo chi casca, ormai non esistono più. Si cerca appunto di sfruttare la profilazione, quindi quel concetto che vi avevo detto all'inizio. Quindi si parla di ingegneria sociale. Vediamo questo filmato. Buongiorno Tom, vedo che sei sempre a lavoro. Credo che il tuo telefono stia squillando. Si chiama Eric, un presunto consulente. Sembra particolarmente interessato ad ottenere informazioni riservate su un nuovo progetto aziendale. La sua insistenza mi sembra un po' sospetta. Potrebbe essere un tentativo di social engineering. Alcuni hacker non utilizzano strumenti fisici per estrapolare informazioni personali o aziendali, ma una semplice telefonata e una brillante conversazione possono involontariamente farti parlare di argomenti top secret. Verifica sempre l'identità del tuo interlocutore e la sua affidabilità. Inoltre, per poter svolgere il tuo lavoro in totale sicurezza, utilizza password complesse e diverse per vari account. E non dimenticare di cambiare il PIN e password su smartphone e tablet aziendali. 1234 non è un codice sicuro. Vedete, insomma, che comunque i canali, diciamo, la parte grafica è comunque è molto più facilmente recepibile da parte delle persone, quindi usare questo tipo di strumenti è più, diciamo, ha una maggiore penetrazione. Ma chi è questo ingegnere sociale? No? Che caratteristiche ha? Fondamentalmente è un venditore che usa il neuromarketing, quindi usa, diciamo, le vulnerabilità del cervello, con finalità criminali. Non ha necessariamente delle competenze informatiche, ma è proprio, diciamo, quelli della mia generazione, quello che suonava il campanello e cercava di venderti la folletto, quindi, diciamo, o comunque quello che cerca in qualche modo di sfruttare un po' le classiche, diciamo, i blocchi psicologici che ci sono magari nel venderti qualche cosa. E qui che vedete sulla destra c'è il biglietto da visita di Kevin Mitnick, che è poi il più famoso hacker sociale della storia, e vedete che usa e ci sono gli strumenti da scasso. Allora, quindi diciamo, l'evoluzione della sicurezza comincia a includere non solo la parte tecnologica, ma anche l'aspetto del cervello, le nostre reazioni. E quindi le nostre reazioni, quindi se l'ingegnere sociale riesce a fare leva sulla pancia, quindi qua noi si dice decidiamo con la pancia, è il cervello primitivo, e quindi è un qualche cosa che chiaramente nell'ambito della psicologia è studiato. Quindi c'è il cervello primitivo, quello razionale e l'intermedio. Quindi facciamo l'esempio: siete tristi, acquistate su internet, poi quando appena avete acquistato vi rendete conto che non vi serve a niente. Però è la pancia che ha deciso, quindi quando avete fatto click e voi avete comprato, è difficile tornare indietro, no? Magari qualche sito online vi permette di tornare indietro. Quindi l'ingegnere sociale sfrutta questo, quindi quando tu hai fatto click e lo hai fatto inavvertitamente perché non sei attento, diciamo, lui è riuscito ad andare a segno, e quindi lui cerca, diciamo, l'attacco è un mix di componente tecnologica e di ingegneria sociale. Bene, ma quali sono queste le classiche vulnerabilità sociali? Ne abbiamo parlato anche nella rivista di Gabriele FVTech, diciamo che è il fattore umano è l'anello debole, diciamo, oggi della sicurezza. E quindi vedete che la prima voce è l'utilizzo superficiale e scontato degli strumenti informatici. Se ricordate, era proprio la prima cosa che dicevo dei ragazzi, cioè i ragazzi hanno un uso scontato e quindi potenzialmente saranno comunque un problema nel futuro, perché magari l'ignoranza informatica
può essere un po' sparita, quindi non mi troverò più le persone anziane, insomma, che non, diciamo, non hanno difficoltà a usare le tecnologie. La contaminazione sociale l'ha fatto l'altro, allora lo faccio anch'io. Le notizie fake, insomma, ci sono adesso le elezioni negli Stati Uniti, vedete la paura che c'è sulle notizie fake, perché se io faccio 1000 siti farlocchi che dicono che uno è meglio dell'altro, chiaramente gli utenti ci possono cascare perché non hanno la capacità di discriminare. Le password sono un altro elemento molto, molto importante, no? Li vedete un passepartout, sono il baluardo, molto spesso questo a casa è l'unico baluardo, quindi la caratteristica un po' di riutilizzarle, diciamo, c'è un'analogia, c'è questo meme che gira, insomma, delle password che sono come le mutande, no? Bisogna cambiarle spesso, diciamo, ma non così spesso come le mutande, non condividerle, non bisogna mostrarle neppure in privato. Perché? Perché lì ci sono alcuni aspetti che parlano di un 10 caratteri, però la tecnologia evolve, quindi alcuni anni fa 8 caratteri erano sufficienti, oggi le capacità di calcolo portano automaticamente a 10 se non a 12 caratteri. Ormai, diciamo, in alcune realtà 12 caratteri diventa lo standard. E quindi la password, una password che una volta usavamo, se vi ricordate, una volta usavamo dei PIN numerici, a volte li usiamo anche nei cellulari tuttora, sono poco, ci vuole pochissimo per craccarle, no? E quindi c'è stato un periodo dove ci sono queste, diciamo, ci sono delle password con caratteri speciali che facciamo fatica sempre a ricordarci, perché anche qui è una debolezza del cervello, più di 7-8 caratteri non riesce a memorizzare. Oggi forse è venuto il momento di capire qual è la chiave di volta, quindi la chiave di volta è la lunghezza. Quindi questa password non la scopriranno mai, è una password che è sicura, magari se usate, diciamo, delle frasi che non hanno senso ma che comunque facilmente le ricordate, capite che quello è un aspetto importante. Questo vuol dire che la vostra chiave è sicuramente più sicura. Bene, adesso parliamo del ransomware che fa tanti danni nelle aziende. Vi faccio vedere questo recente filmato che c'è stato su Striscia la Notizia, per cui lo guardiamo assieme. Andiamo avanti, perché arriva il nostro Marco Camisani Calzolari. Che non è registrato. Abbiamo i documenti qua, però. Se qualcuno ci richiede, abbiamo i documenti dei Calzolari, però diversamente. Questa sera ci parla di un argomento molto delicato, ci parlerà di virus informatici e ricatti online. Quando c'è il virus informatico, bisogna mettere la mascherina al computer. Certo, certo. Vediamo. Amici follower di Striscia, improvvisamente ci troviamo con tutto bloccato e non riusciamo più a accedere ai nostri file. E riceviamo un messaggio in cui chiedono un riscatto per sbloccare tutto. Che siano file aziendali o foto di famiglia, è un momento terribile per tutti ed è successo a milioni di persone. Ma cosa succede esattamente in questi casi se dovessimo esserne vittima noi? E come fare per rientrare in possesso dei file a cui teniamo? Se dovesse succedere a noi, probabilmente abbiamo preso un virus della categoria ransomware, ovvero che cripta i dati del nostro computer, smartphone, e rende illeggibili i documenti, le foto, il video, la musica, insomma, tutto quello che abbiamo salvato. E inoltre riceveremo anche un messaggio che ci chiederà un riscatto, spesso di diverse centinaia di euro, per poter decrittare i file e avere di nuovo accesso. E i delinquenti specifici hanno preso che se non pagheremo entro una data prestabilita, i nostri dati saranno persi per sempre. L'anno passato l'Italia è stato il paese europeo più colpito dai ransomware. Secondo alcune ricerche, infatti, siamo i primi in Europa e nella top 10 mondiale. E questo tipo di virus in genere si prende aprendo un'immagine infetta che arriva via email o un allegato che contiene il codice PII.
oppure il crescere dei dispositivi connessi alla cosiddetta internet delle cose, IoT, ovvero telecamere, campanelli wifi, altoparlanti intelligenti, serrature comandate a distanza. Insomma, questi oggetti stanno diventando un ottimo punto di ingresso per gli aggressori. Questo tipo di attacchi, peraltro, non sono mirati, ma sono fatti a tappeto, per cui può succedere davvero a chiunque. Che fare quindi in quel caso? Innanzitutto non paghiamo mai, mai, non pagate, perché spesso dopo aver pagato non si ottiene comunque nulla. Ed è probabile che ci chiedano poi altri soldi, sino ad arrivare a farci dire di no comunque, ma nel frattempo ne abbiamo buttati via un bel po'. Pochissimi giorni fa anche una delle più grandi aziende di occhiali nel mondo è stata vittima di un attacco simile. C'è anche un'industria che ha più di 80.000 dipendenti e quasi 10 miliardi di fatturato è finita tra le mani dei delinquenti informatici. Immaginiamo quanto possa essere semplice per noi cadere in trappole simili. Peraltro l'ultima frontiera dei cybercriminali è divulgare tutte le informazioni trovate nei file, quindi segreti industriali, per esempio per quanto riguarda le aziende, e segreti personali e intime, quando le vittime sono comuni cittadini. Anche perché ci possono essere soluzioni private per salvarci. La fonte principale è un sito che si chiama nomoreransom.org, scritto così, e ve lo lascio in sovrimpressione per qualche secondo in modo che possiate prenderne nota. Per provare a risolvere il problema prendiamo uno dei file che sono stati criptati e cui non abbiamo accesso e lo carichiamo su quel sito. In pochi secondi riceveremo informazioni sul tipo di malware e se è disponibile anche la soluzione gratuita per bloccare questo. Oppure possiamo andare su malwaretips.com dove ci sono vari strumenti sempre aggiornati per sbloccare diversi ransomware, ovvero questo genere di virus che chiede riscatto. E anche sui siti dei principali antivirus di solito ci sono sezioni in cui scaricare strumenti gratuiti, anche se l'antivirus magari è a pagamento, per liberarsi da malware come questo. E in ultimo ancora una cosa, qualche consiglio per ridurre la possibilità di rimanere vittime di ransomware. Allora, fare sempre backup, ovvero salvare da qualche parte i nostri file, il nostro computer, sia fisicamente su un hard disk esterno come questo, da tenere poi scollegato dal computer una volta salvati i file, in modo che non si infettino pure loro, oppure sul cloud, ovvero su internet attraverso dei server. Dal mondo digitale per ora è tutto, tanto noi ci si vede su tutti i social network, dal vostro MGC Marco Campiani Cazzolari, a voi studio. Quindi abbiamo parlato di quello che è uno dei principali problemi, insomma, della sicurezza attualmente anche nelle aziende, ma appunto anche a casa. E niente, allora vi do qualche suggerimento, poi passiamo perché magari come ragazzo varrebbe la pena investire sull'ambito della cyber security. Allora, chiaramente fate attenzione a ciò che comunicate interlocutore online al telefono, quindi dall'altra parte insomma sapete che creare un profilo diciamo social è veramente, non è richiesto nessun documento, quindi basta una foto e siete chiunque, insomma. Questo vale anche al telefono, quindi magari la telefonata appunto dell'ingegnere sociale che si spaccia per l'addetto della vostra banca o chi fa la manutenzione del PC è la classica cosa. Mai dare informazioni personali perché è la profilazione, quindi ne abbiamo parlato, meno siete profilati, più difficile è fare un attacco mirato. Mai dare indicazioni sulle vostre abitudini, qualche volta mi capita di vedere i post anche di amici che vanno in vacanza, che mandano, dico sono qua, sono a destra, sono a manca, ma chiaramente dall'altra parte se lo vede un ladro, secondo voi, che informazioni ha? Ha la strada agevolata, non siete in casa e quindi è più facile magari entrare. Non postate foto imbarazzanti e questo aspetto è sicuramente importante per i ragazzi, magari noi che siamo un po' più vecchietti riusciamo a capirlo. I ragazzi oggi non sono consapevoli, quindi per farsi vedere fanno le foto anche un po' così, poi rimangono nel tempo, quindi magari può succedere, per esempio, come quella foto lì che vedete, quindi uno ha fatto una foto in costume e qualcuno con Photoshop l'ha ritoccata e l'ha trasformata in nudo.
Quindi sicuramente, ecco, non usare anche il linguaggio offensivo, perché ci sono anche recentemente delle sentenze, appunto, dove il fatto che qualcuno si era un po' scaldato, quindi il famoso leone da tastiera che ha scritto, e poi è questo e poi è stato oggetto di causa. Quindi questi sono un po' dei suggerimenti, insomma, basici che vi do. Bene, passiamo rapidamente al, diciamo, che cosa vuol dire fare cyber security eventualmente per un ragazzo, no? Quindi ci sono questi concetti, insomma, questo mondo del cappuccio, perché molto spesso l'immagine è Mr. Robot, se qualcuno ha mai visto questa serie. Quindi ci sono i cappelli, il cappello bianco, quindi i buoni, il cappello nero, i cattivi. Però la cyber security ha un'analogia con la medicina e ci capiamo bene in questo momento, no? Quindi un penetration tester è scritto come fare un vaccino, cioè fare delle prove per verificare che poi non ci siano delle criticità molto importanti. Quindi fare per esempio dei penetration test, che sono le analisi di sicurezza, è un po' come andare dal dottore e farsi una lastra. Ma chi sono questi hacker etici? Qua ho portato alcune foto per dire che sono delle persone, diciamo, curiose, secondo me. Cioè è gente che magari quando sono bambini gli regali la macchinina e loro la smontano per vedere, invece di farla andare, la smontano per vedere come funziona. Il nostro paese ha fatto dei passi in avanti, adesso c'è un'iniziativa che si chiama Cyber Challenge, quindi è un'iniziativa anche a livello governativo, dove si cerca di individuare le menti migliori, perché appunto chiamiamo così, le menti migliori non nascono automaticamente con lo studio, non è che si va all'università per diventare hacker, no? Quindi c'è anche magari gente solamente curiosa e molto brava, riesce comunque a avere delle capacità sopra la media. Ma ci sono anche i cattivi, e quindi diciamo, la polizia postale, la dottoressa De Giorgi ci ha spiegato. Quindi ce ne sono, ci sono degli esempi. A volte magari mi è capitato, non so, di vedere magari un ragazzo di 20 anni con una Ferrari, ti chiedi, diciamo, agli eventi come è possibile che possa essere così dotato, diciamo, economicamente, no? Quindi il lato scuro da Fenner, insomma, della situazione esiste. Il mercato della cyber security è un po' questo, mi rifaccio anche qui alle slide degli amici del Clusit. È un mercato in crescita, quindi diciamo non c'è crisi, forse in questo momento, anzi a maggior ragione è ancora più importante, proprio perché tutti lavoriamo attaccati alle tecnologie, quindi lo smart working oggi diventa importantissimo, e quindi se ci sono dei problemi nelle connessioni è comunque critico. Mancano le risorse, questo è sicuramente, diciamo, un aspetto fondamentale. Qua ci sono un po', vi ho portato dei quesiti che sono stati un survey fatto alcuni anni fa, però ho caricato anche la foto che vedete sulla destra, che era, diciamo, alla laurea di mio figlio, che è stato in Inghilterra, dove il rettore da loro stringono la mano, quindi, e insomma, alla fine della giornata ragionavo anche con mia moglie sul fatto che comunque questo qua ha stretto la mano a 2/3 delle persone che si erano laureate in cyber security. Quindi, diciamo, è sicuramente un'area dove probabilmente i ragazzi non rimangono senza lavoro, e quindi, diciamo, può essere anche una strada da suggerire come percorso. Questo sono un po' le tipologie di figure, quindi le security administrator, quelli che ne sanno effettivamente sono delle chimere, e quindi, diciamo, si fa fatica, anzi se le aziende se le rubano uno con l'altro, quindi effettivamente, diciamo, non ci sono problemi, insomma, di lavoro. Magari, ecco, la figura dell'ethical hacker, se non lavori per un'azienda che fa servizi di sicurezza, all'azienda, diciamo, produttiva che fa, dico, i divani o fa la meccanica pesante, magari non interessa. Vi lascio un paio di filmati, di cose da vedere. Allora, Disconnect,
da vedere in famiglia, quindi possibilmente anche assieme ai vostri figli per farci qualche commento. È un film italiano, diciamo, tratta un po' di tutte le problematiche un po' legate all'internet che poi, diciamo, convergono, però secondo me è anche un'occasione un po', c'è anche per esempio tutto un episodio di un ragazzo che si vende su internet per portare a casa dei soldi per, diciamo, per arrotondare con gli studi. Quindi sono tutte cose che secondo me, confrontandosi in famiglia, sono utili. E poi questo che è assolutamente recente, questo Talk, dove c'è questo ragazzo Lucas, diciamo è su Rai Play. È una serie francese. Che cosa, perché è interessante? Beh, è praticamente un ragazzo che è stato stalkerato, ha delle competenze tecniche, quindi poi si vendica. Però alcune cose che dice sono, per esempio, la classica criticità delle persone nelle password, no? Lui dice: ma io so perfettamente come indovinare la password perché è fatta dal nome ed è qualche combinazione di carattere speciale, e così anche dei suoi coetanei riesce a individuare, diciamo, le password e prendere il controllo dei loro dispositivi. Ok. Io ho finito, diciamo, se avete qualche domanda. Su questa, che era sicuramente una carrellata rapida, insomma, sul tema della sicurezza, sono a vostra disposizione. Luigi, fai tu, perché io non vedo le domande, quindi se allora, intercetti domande. Grazie. Allora, c'è una prima domanda che chiede: come è possibile educare le persone anziane? Perché abbiamo parlato, tendenzialmente parliamo di giovani, che sono quelli che consideriamo più esposti, ma forse dove c'è una falsa sicurezza perché si sentono forti, ma gli anziani sono un'altra fascia molto, molto, molto in pericolo, direi. Per cui fare cybersicurezza è importantissimo. Prego. Sì, allora sicuramente lì, se vogliamo, l'uso dei dispositivi informatici è un problema, nel senso che loro hanno una repulsione nell'uso dei dispositivi mobili. Sicuramente, diciamo, bisogna istruirli su appunto questo che è l'ingegnere sociale. Quindi l'ingegnere sociale si è riciclato, diciamo, è passato dal suonare il campanello a usare tecnologia per riuscire ad arrivare alla sua vittima. Sicuramente, diciamo, per esempio io adesso sto leggendo un libro sulle tecniche di persuasione, che è un libro di Cialdini molto interessante, insomma, che ti fa capire come non, diciamo, come essere resiliente, diciamo, a un attacco che tenta di portarti via qualche cosa, no? E quindi in qualche modo, magari il libro non è sicuramente recente, però è solo una riconversione del vettore, cioè uso la tecnologia per cercare di estorcerti qualcosa. Chiaramente, magari, ecco, la lettura di un buon libro potrebbe essere una buona cosa. Ottimo. Allora, vedo una, però è tagliata. Dimmi. Che cosa? Non vedo tutto il testo della domanda, quindi se me lo dici tu. Allora, cosa consiglia di fare in azienda con una cultura digitale medio-bassa come misure di preventive ed efficaci? Beh, sicuramente qua il vettore principale è comunque la mail, no? Quindi, diciamo, sicuramente si dice nella sicurezza che a budget tempo infinito sicuramente ti sfondo, e quindi questo è il mantra che uno deve avere, no? Quindi deve riuscire a schivare gli attacchi, diciamo, che quelli da rapidi, e quindi sicuramente l'awareness è la parte, la componente più importante. Quindi in azienda io dico sempre che ha un ritorno di investimento fantastico, cioè nel senso che tu stai investendo su l'80-90% delle cause degli incidenti informatici, quindi un minuto di awareness cuba come un sacco di rischio, diciamo, che hai mitigato. Quindi è importante
qual è, diciamo, se vogliamo, un po' la fregatura? È che comunque è il cervello delle persone, non è che, come se avete visto prima, no? Parlavo di pecciare, perché per gli addetti ai lavori, quindi mettere una patch, una pezza al firewall umano. È difficile perché non è che la metti e poi rimane. Il cervello dopo un mese si dimentica, quindi invece è assolutamente importante. Quindi lo Stato sicuramente quando è finita una campagna di awareness, gli utenti sono più attenti. Però bisogna continuare a fare questo tipo di attività, perché pensate anche quello che sto facendo io in questo momento. È il cervello che mi permette in questo momento di parlare, respirare e, diciamo, guardare. E io non lo faccio con attenzione. Non dico che bisogna riuscire ad arrivare a questo livello, no? Per cui in qualche modo tu discrimini una truffa digitale in modo automatico. Però magari anche sì, insomma. Quindi questo è sicuramente. Volevo aggiungere sulle letture, Luca, una lettura di un nostro socio anche, che ha scritto un bellissimo libro, Generazione Z, di Ettore Guarnaccia, che l'anno scorso è stato anche il nostro relatore, che aveva fatto star seduti molte persone sulle sedie pensando a quello che stava succedendo ai propri figli. Vi invito a leggere una bellissima guida per, appunto, per i genitori, per gli insegnanti, su questi fenomeni nuovi, con una statistica non fatta su base Italia, ma fatta su base Nord-Est proprio, e quindi anche questo, diciamo, leggetelo, che è un bel libro. È un bel lavoro. Ringrazio Luca, ci sono ancora delle domande? Sì, andiamo un attimino più veloce in questo momento, perché abbiamo già finito il prossimo relatore in coda, quindi no, ce n'è ancora una, Luca, scusa. Come spiegare a un non tecnico che open source è bello, se aggiornato, se no può essere un bersaglio più facile? Questa è una bella domanda. Sicuramente, diciamo, l'open source ha dei pregi e dei difetti. Nella sicurezza ha il vantaggio di essere trasparente, cioè l'open source posso leggere il codice e in qualche modo è più semplice, però ha un onere importante che è l'aggiornamento. Quindi io magari prendo una cosa che è gratuita, la uso anche come strumento di difesa, però sta a me, diciamo, fare tutta la parte di aggiornamento. Questo è uno degli argomenti che in azienda capita spesso, insomma, di discuterne. Sicuramente ha un grande vantaggio, perché dall'altra parte ci sono delle soluzioni di sicurezza che si dice sono una black box, quindi non sappiamo cosa fanno, e Huawei è ben presente a tutti, no? Cioè Huawei è stata scartata, diciamo, come strumento perché andava benissimo, ma chiaramente c'era qualche dubbio che c'era un instradamento di informazioni verso, diciamo, il paese di origine di questo produttore. Quindi io sono pro open source assolutamente, diciamo, però appunto c'è l'onere poi dell'aggiornamento e anche della manutenzione, quindi vanno pesate entrambe le cose, vanno, diciamo, calibrate. A casa sicuramente magari un open source, però devi avere anche le competenze, insomma, non è così banale, insomma, installare una, diciamo, qualche cosa open source sulla propria macchina. Ok, allora io ho finito, faccio solo un lancio per domani, se qualcuno vuole, diciamo, alle 18:30 affrontiamo un argomento un po' più tecnico, che è lo smart working e sicurezza, quindi vi invito, insomma, domani, se avete voglia, sempre alla sera, prima di mangiare, di partecipare. Sera alle 6:30. Ringraziamo Luca. Ci rivediamo. Certo. Adesso 5 minuti, se non ci sono domande, 5 minuti di pausa, e poi riprendiamo con il secondo evento della serata con Donato Corcione, che appunto ci spiegherà come si può fare cyber security anche giocando, o con degli strumenti un po' alternativi, per cercare di spiegare
anche ai più giovani, ma non necessariamente, con un po' di curiosità, quali possono essere un po' le tecniche. Marco, se avevi qualcosa da dire, se no io mando la sigletta. Ancora un secondo, no, solo per ricordare a tutti, perché abbiamo partecipanti di tutti i tipi, vedo che abbiamo tantissime persone connesse sia su YouTube che appunto sul canale. Volevo solo ricordare che questo webinar non voleva ovviamente andare a fondo e spiegare nei massimi dettagli tutte le informazioni riguardo a quello che poteva essere appunto la cyber security, ma volevano essere degli accenni e diciamo iniziare pian pianino questo percorso virtuoso, come direbbe Luca, che ci porta nei prossimi giorni a eventi pian pianino che andranno sempre un po' più a fondo, con un taglio sempre un po' più tecnico piuttosto che, tra virgolette, di largo largo spettro come questi. E ricordiamo i due eventi, tra virgolette, veramente per tutti, fatti da Max Guadagnoli alle 21 sulla piattaforma social di Facebook, oltre che su YouTube e sul nostro canale. Sì, sì, anche perché appunto l'evento, sono curiosissima, perché gli attacchi sui social è lo tsunami che ci aspetta, perché lì veramente si nasconde il futuro, è veramente una cosa da vedere. Bene. Ecco.